Posto meraviglioso immerso nella giungla si chiama Yaxche, però se venendo qui da Xipuquil, se chiedi in giro nessuno sa cos'è sto Yaxche, però tutti lo conoscono come da Fernando. Quando dice da Fernando siamo finalmente riusciti a capire dove arrivare. Ci sono dei bagni, sono in realtà delle latrine, e praticamente disinfettano con la calce viva. Noi abbiamo pisciato vicino per evitare di arrivare lì di notte, che non era cattiva malsana idea, perché raccimola tutte le zanzare dell'emisfero. Simone adesso vi dirà le sue impressioni di questa notte a dormire in una tenda con scorpioni, leopardi, scimmie urlatrici. Dici la tua impressione, Simone. Cominciamo da quando ti sei messa a piangere. Non è vero. Non me lo immaginavo così. Ammetto che era compito come il Corcovado. Cioè? Cioè che c'era quasi delle strutture in legno. Invece sono delle tende sulla nuda terra praticamente. Con scorpioni sopra la capoccia. Mentre Belize ci aspetta, mentre il mare cristallino, io mi sto sforzando di essere allegro, ma ragazzi miei è veramente durissima. Notte in tenda, scomodi, caldo, zanzare. Adesso siamo fatti un'altra 60 km in una stradina così, ci ha dato un passaggio Sor Fernando, il figlio di Fernando, Giancarlo si chiama, c'ha un nome italiano. Avremmo fatto un paio d'ore di macchina, non... siamo arrivati qui, non c'è un'anima viva, cioè. Però, ci tenevamo a venire qui a Calakmul, a parte il fatto che il sito si trova avvolto nella selva, centinaia e centinaia di chilometri di alberi, di selva incontaminata. Tra l'altro qui ci stanno ghepardi, scimmie, cioè noi non siamo riusciti purtroppo a vedere quasi nulla, però...
perché il discorso del parco è un discorso a parte rispetto al sito e non sono molto organizzati, quindi non ci sarà modo di purtroppo di visitare il parco. Però dicevo, siamo voluti venire a Calakmul. D'accordo io e Simona, anzi Simona più convinta di me, perché questo qui è un sito fondamentale, perché compete come grandiosità con quello di Tikal, che si trova in Guatemala e che noi andremo a vedere nei prossimi giorni. È molto grande, ci vogliono circa 5 ore per visitarlo tutto, quindi vamos! Voyager direbbe: che è stata ad abbrancare, la pianta la stele o la stele la pianta? Questo è il mistero. Invece la verità è ovviamente che l'albero ha abbracciato la stele, e questo è veramente un monumento alla grandiosità della giungla che è subito pronta per riappropriarsi del proprio spazio. Immagino l'abbiano lasciata apposta così. È molto significativa. Qui siamo arrivati nel cuore del sito, è la Plaza Mayor, la piazza principale della vecchia città, che ospitava fino a 70-80 mila abitanti. Qui c'è la costruzione più imponente, c'è la solita schiera di stele. Ce n'è una decina solo qui e poi... Le stele, secondo il mio modo modesto di vedere, sono l'aspetto più interessante della costruzione mai.
In questa piazza ce ne sono almeno una quindicina, quindi purtroppo tutte in uno stato di conservazione non ottimo, come tutte quelle che abbiamo visto fino a questo momento. Però ciò che si nasconde adesso dietro queste stele, venite. Un'altra grande immensa scalinata. Siamo a 50 metri d'altezza sulla giungla, da qui si vede anche il Guatemala, si sta di là, però siamo qui per spiegare un attimo il significato del nome di questo sito che si chiama Calakmul, perché il botanico inglese che l'ha scoperto, dopo aver scoperto quella torre lì, guardando qui e guardando lì, ha visto due collinette. Infatti in lingua maya Calakmul significa appunto le due collinette adiacenti. Queste all'epoca erano ovviamente ancora coperte dalla vegetazione, non erano state scoperti i templi che risorgevano sotto.